Vi dico subito che oggi presenteremo un libro. Questo libro si intitola Un germoglio tra le sbarre. Il libro è frutto di una creazione multipla, nel senso che sono tantissimi gli autori che hanno scritto. È diviso ideologicamente in tre celle, perché è stato scritto con l'aiuto dei detenuti del carcere di Rebibbia e che hanno interagito con dei ragazzi del Convitto Nazionale. E questo, diciamo, questo carteggio a distanza è stato possibile grazie ovviamente all'istituzione carceraria, che ci ha permesso di creare questa situazione, e poi anche alla scuola, al Convitto Nazionale, e che ovviamente si è prestato a questo esperimento sociologico. Io entravo nel carcere di Rebibbia, facevo lezione ai detenuti e facevo una lezione di giornalismo. Quindi il mio corso, che è stato approvato ovviamente, era un corso di giornalismo. Io sono entrato in carcere, ho svolto questo corso di giornalismo e contemporaneamente abbiamo fatto scrivere i ragazzi di Rebibbia su alcuni temi. Questi temi veri e propri, nel senso che erano veri e propri temi, come si usa dire a scuola, avevano come argomento il tempo piuttosto che altri argomenti che potevano essere il disagio, argomenti che potevano essere espressi anche da ragazzi delle scuole superiori. E questi ragazzi sono qui, tra poco gli daremo la parola, e ovviamente diciamo che c'è stato questo scambio, ovviamente legale, questo scambio di pizzini tra i detenuti e i ragazzi. Sono uscite fuori delle emozioni molto forti. E quindi questa è diciamo una delle tre parti del libro, diciamo la seconda cella. Poi c'è la prima cella, che è il compendio di alcuni scritti di personaggi eccellenti e che ovviamente hanno dato il loro contributo, quindi docenti universitari, psicologi, architetti e così via, descrivendo alcune situazioni, ma ve ne parleremo dopo, quando arriveremo alla prima cella. E poi c'è una terza cella che è espressamente una cella, diciamo, abbastanza di cuore. Poi vi spiegherò perché. Intanto iniziamo con questa seconda cella. Questa seconda cella ho accanto a me Silvia e Laura Squizzato, giornaliste colleghe che lavorano in RAI, e loro un giorno le ho coinvolte in una lezione. E quindi le ho fatte entrare in carcere. Ovviamente poi le hanno fatte anche uscire, ma questo non è stato mio.
E poi passeremo invece la parola ai ragazzi. Quindi io vorrei intanto che Silvia e Laura vi raccontassero la loro esperienza con i ragazzi di Re Bibbia, visto che loro non ci sono. Facciamo parlare Silvia e Laura. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, come accennava appunto Paolo Paparella, noi ci conosciamo da anni, quindi quando mi ha chiamato sapevo che era per un progetto interessante, però quando mi ha chiesto nel passo successivo di entrare in carcere per questo corso che lui stava facendo, io mi sono un po' stupita, perché noi siamo di formazione giornalistica, ma poi in Rai abbiamo soprattutto svolto programmi anche di turismo, infotainment, e quindi mi domandavo: ma perché proprio noi in carcere, visto che da un punto di vista professionale non ci è mai capitato di affrontare questa tematica? Perché un po' si ha sempre l'idea che alla fine se si va in carcere si deve parlare di tematiche pesanti, tragiche, e invece lui mi ha spiegato, diceva: no, io voglio fare un corso di giornalismo e anche quindi una parte dedicata alla televisione, e quindi voglio che veniate voi. Per noi era la prima volta in un carcere e diciamo siamo andate proprio nel cuore del carcere, a Re Bibbia, proprio nella sezione di tutti quei carcerati che non possono nemmeno uscire o condividere con altri carcerati le iniziative e le attività, perché sono quelli più, diciamo, controllati. Paolo non ci ha voluto dire però chi avremmo incontrato, anche se lui ormai conosceva i suoi, diciamo, studenti, e dice: vi racconterò poi eventualmente dopo quali sono le loro pene, non voglio che abbiate pregiudizi di alcunché. E quindi noi siamo arrivate quel giorno e abbiamo iniziato questa, alla fine doveva essere come scopo ovviamente un corso, ma alla fine è stata una lunga chiacchierata in cui abbiamo raccontato i nostri episodi di come siamo arrivati in Rai, della televisione, di quello che si può e non si può fare, cioè, e alla fine la chiacchierata è stata in realtà molto, cioè se non avessimo attraversato quei mille cancelli, incontrato quelle guardie carcerarie che controllavano i documenti, così una volta entrati non sembrava davvero di essere in carcere, sembra una cosa retorica, però questa è stata la nostra sensazione proprio a livello umano, e c'era una grandissima attenzione da parte loro, e addirittura mi aveva veramente anche un po' commosso vedere persone che avevano il blocco con gli appunti per prendere nota di tutto, perché erano veramente impegnati. Non eravamo tantissimi, però quelli che erano con noi avevano davvero interesse a scoprire qualcosa di più di questo mondo, e ci facevano delle domande anche un po' insolite o curiose, a cui noi abbiamo risposto appunto senza, ad esempio, su tante attività che si possono fare in Rai. Ci volevano anche in televisione in generale, non dico in Rai, ma pettegolezzi su alcune tipi di come a volte le persone arrivano in televisione, che non tutti secondo loro avevano un percorso lineare, e quindi abbiamo fatto anche con loro un po' di gossip. Ma continuiamo, cedo la parola anche a Laura e poi continuiamo. Vabbè, noi ovviamente abbiamo fatto la stessa esperienza insieme, anche perché è quello che facciamo da tanti anni nel nostro lavoro. Sicuramente la cosa che mi ha molto colpito è il grandissimo interesse, non solo insomma sulle curiosità televisive, quella è una cosa trasversale che attraversa la curiosità di tutti, ma verso la professione, insomma una professione che poi quella televisiva, ecco, non c'è, magari c'è meno prospettiva che facciano rispetto magari alla scrittura, perché in un carcere forse la scrittura con un taccuino e una penna comunque si può fare, e invece provare a usare un linguaggio televisivo è un pochino più difficile, più che altro per i mezzi che vengono messi a disposizione. Però ovviamente
come ci sono i giornalisti più portati alla carta stampata e chi più alla televisione, anche tra chi ha fatto questo corso, tra i carcerati che hanno fatto questo corso, c'era e si è fatto riconoscere quello molto appassionato di televisione e di giornalismo televisivo e in generale dei programmi televisivi. C'era grande attenzione e anche molta sensibilità. Per esempio, abbiamo ricevuto delle domande su com'era il ruolo della donna in televisione, se noi avevamo subito quelle pressioni che si sente dire che in televisione la donna a volte viene sottoposta ad attacchi non professionali, eccetera. Domande che dimostrano anche una certa sensibilità, una sensibilità che magari in modo pregiudiziale non, ma ci si aspetta di meno all'interno di un carcere, e magari non c'è stata mai fatta in altre conferenze o in altre situazioni. Poi Paolo ci ha descritto soltanto all'uscita e diciamo cosa avevano commesso le varie persone, e devo dire grazie Paolo che ce l'hai detto dopo, perché ci ha permesso di conoscere le persone e non i loro reati o le loro colpe, o di essere impressionati o comunque di avere dei pregiudizi, che poi è quello che tu Paolo hai voluto fare nel tuo libro, fare incontrare persone, anche quello che hai fatto con i ragazzi al di là dei pregiudizi. Poi non è che poi una volta saputo che cosa hanno fatto allora abbiamo diritto ad avere i pregiudizi, però il primo approccio ovviamente è fondamentale per scoprire una persona, e se si approccia senza troppi pregiudizi è meglio, e quindi pregiudizi da entrambe le parti, perché comunque insomma anche loro possono avere dei pregiudizi nei nostri confronti come più fortunati o come insomma, poi non posso mettermi nella testa, però insomma ti voglio veramente fare i complimenti per questa iniziativa che veramente mette a contatto, ha messo a contatto persone prima di tutto il resto. E sicuramente un incontro del genere ha dato molto, moltissimo anche a noi, quindi questo tipo di incontro che ha organizzato Paolo Papparella, questo corso, questo incontro con i ragazzi, è un'iniziativa tra l'altro privata che ha voluto Paolo, ma che forse dovrebbe essere estesa davvero, perché in realtà è tutto un mondo che noi consideriamo a parte, che tanti ragazzi non immaginano nemmeno veramente che cosa ci sia dietro. E forse nel periodo delle scuole, quando si fa la scuola dell'obbligo, è vero che ci sono tante nozioni da imparare, però ci sono anche tante lezioni di vita da affrontare, e forse la scuola, proprio come sistema, dovrebbe affrontare un po' di più queste tematiche e forse non lasciare in mano solo a opere meritevoli come quella di Paolo, e cercare di creare dei progetti, se magari non tutti possono, ovviamente tutte le scuole, tutti gli studenti possono farlo, ma potrebbero essere realizzati dei progetti più sistematici, magari, perché no, potrebbero incaricare Paolo Papparella. Grazie. E ringrazio Silvia e Laura, e anche perché per essere qui oggi hanno preso un permesso dalla RAI, quindi insomma ancora grazie ancora due volte, perché insomma infatti abbiamo iniziato proprio da questa cella, perché tra un po' loro dovranno tornare al lavoro.